Esercizi brucia grassi. Ha senso farli? In questo video i tuoi nutrizionisti preferiti di Dieta Flessibile, Mario e Valerio, ti spiegheranno quali sono gli esercizi brucia grassi e se ha senso farli in un percorso di dimagrimento per tornare in forma. Perché quando ci si vuole mettere in forma, la prima cosa che si va a cercare sono quali esercizi mi fanno bruciare i fianchi, quali esercizi mi fanno bruciare la panzetta, quali esercizi mi fanno bruciare il culo grosso, e quindi inizio a cercare su Google, su internet, tutte le soluzioni più strampalate che ti possono aiutare a bruciare di più, magari bruciare, ok, più calorie, però quale esercizio serve a migliorare quel punto? Inizio a correre, inizio a fare centinaia di addominali. Però c'è un enorme però, il fatto è che quando tu vai a cercare queste parole, queste soluzioni su internet, stai perdendo totalmente di vista quello che realmente serve. Perché se ora ti dicessimo che magari potresti anche fare zero esercizi brucia grassi e bruciare sul serio grasso, mi crederesti? Ebbene sì, amico, amica di Dieta Flessibile, perché gli esercizi bruciagrassi sono solamente una piccolissima quantità di cose che devi fare nel quadro del dimagrimento. In realtà il dimagrimento passa per il 90% dalla dieta, da quello che fai a casa nelle altre 23 ore e più della tua giornata, mettiamo caso che ti alleni un'ora, che probabilmente è molto sbagliato, però nella concezione comune delle persone è un'ora di esercizio per bruciare grasso e poi mangio poco o non mangio affatto o mangio tanto e me ne frego perché tanto mi sono allenato o mangio in modo disorganizzato. Insomma, capisci che il 90% del bruciare grassi è la dieta, quindi ciò che inserisci nella tua alimentazione quotidiana a livello di proteine, carboidrati e grassi, come insegniamo sempre in Dieta Flessibile. Gli esercizi brucia grassi sono soltanto una piccola percentuale, ok? E quello che faranno sul tuo metabolismo non è altro che accelerare un metabolismo che già funziona, farti consumare qualche caloria e soprattutto costruire muscoli. Gli esercizi che bruciano grasso in realtà hanno lo scopo di costruire principalmente muscoli e di aiutare il tuo sistema a girare meglio e, come si suol dire in termine molto volgare, perché è estremamente sbagliato, ma lo diciamo perché è facile da capire, tonificare la muscolatura, cioè far sì che i tuoi muscoli migliorino la loro qualità e quindi consumino più carburante, ok? Quindi si innalza quel famoso metabolismo. Ma esistono quindi degli esercizi brucia grassi che innalzano quindi la muscolatura e il metabolismo? Sì, ci sono degli esercizi che sono più efficaci di altri per aiutarti a bruciare grasso e sono esattamente il contrario di quello che tu stai pensando, perché molte persone vogliono bruciare grasso e iniziano a fare tanto cardio, tantissime ripetizioni, tantissimi esercizi. In realtà, se vuoi il massimo del tuo metabolismo, devi andare a stimolare al meglio la tua muscolatura. Quindi, un primo consiglio che ti posso dare è quello di fare esercizi che coinvolgono tutto il corpo. Se ti piace andare in palestra, magari, ecco, fai degli squat, fai degli stacchi da terra, che sono esercizi che richiedono a tutto il corpo di usare tutti i muscoli insieme. O a corpo libero, puoi fare dei burpees, puoi fare degli squat con il salto. Comunque hai capito il succo. Fai degli esercizi che coinvolgono tutto il corpo. Ma soprattutto non fare migliaia di esercizi, non fare tantissime ripetizioni e allenamenti lunghi ore. Fai degli allenamenti che siano davvero intensi, che stressano per bene il tuo metabolismo e che durino quindi poco, perché il corpo riesce a dare il massimo dell'energia e alzare e impennare il massimo del metabolismo se l'allenamento si restringe come tempo e si alza come intensità, quindi se è davvero duro e dura poco. Nei nostri programmi, ad esempio, trovi esattamente gli esercizi brucia grassi che servono, quindi dei metodi per poterti esercitare, per poterti allenare poco tempo a settimana, perché non servono ore e ore, ottimizzando la crescita del muscolo e ottimizzando quello che è il consumo di carburante da parte del tuo metabolismo. Quindi nel nostro programma di assistenza continua che trovi all'interno di Dieta Flessibile hai la possibilità di trovare esattamente i programmi adatti per iniziare a bruciare grasso mentre mangi il cibo che ami grazie al sistema della Dieta Flessibile. Se sei interessato a saperne di più, qui sotto in descrizione trovi la possibilità di richiedere una chiamata con uno dei nostri specialisti che ti aiuteranno a analizzare la tua situazione, a capire qual è il problema principale, perché non riesci a raggiungere il tuo obiettivo,
e tracciare la strada per raggiungere il tuo obiettivo allenandoti poco, mangiando i cibi che più ami e raggiungendo il corpo dei tuoi sogni. E per questo video dai tuoi nutrizionisti preferiti è tutto, ma non dimenticare di intanto iscriverti a questo canale, lasciare un bel pollicione in su e venirci a vedere su tutti gli altri canali. Vienici a trovare perché troverai sempre informazioni differenti e sempre informazioni utili a farti bruciare grasso. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video.